Ok, buongiorno a tutti, io mi chiamo Valentina Turchetti e mi occupo di marketing digitale, che dico sempre vuol dire tutto e niente, perché marketing digitale è veramente ampio come panorama, come settore. Nello specifico mi occupo proprio della creazione e della promozione di contenuti online. Creazione e promozione, perché dico sempre creare contenuti, è un'attività molto impegnativa, molto importante per carità, ma senza poi promuovere questi contenuti non si va da nessuna parte. Il titolo di oggi è volutamente provocatorio, se vogliamo, nel senso che ho intitolato il webinar di oggi Creare contenuti online che convertono, dove la conversione, sappiamo, è proprio l'obiettivo di ogni attività di business, e in particolare quando parliamo di business writing, quindi tutto ciò che è la scrittura indirizzata appunto a una conversione che può essere l'acquisto online, quindi su un e-commerce, può essere la lettura di un articolo e così via. Tutte tematiche che vediamo nel corso di questo webinar. Ora, vi ho già spiegato in breve chi sono. Scusate che ho un rallentamento con le slide. Benissimo. Oggi quello che vediamo, una rapida agenda, è questo: sono questi argomenti. Quindi, saper scrivere online, che cosa devi assolutamente sapere, sono le premesse, diciamo, necessarie da sapere per poi capire che cosa scrivere e come promuovere i tuoi contenuti online. Scrivere per il tuo target, perché è importante scrivere per il target e non semplicemente scrivere online. Spesso e volentieri si vedono tanti titoli di post in cui si dice, non so, ecco i consigli per scrivere online, eccetera, eccetera. Benissimo, ma quello che non si dice spesso è che è necessario scrivere per il proprio target, altrimenti scrivere online in modo così generico serve veramente poco e a brevissimo vi spiego perché. E infine, come scrivere contenuti appunto che convertono. Che cosa devi assolutamente sapere? Questi sono alcuni insights estrapolati dal mio libro, e in particolare sono stati scritti da Teresa Masterson, che è una giornalista e un'attuale giornalista, ma anche un ex, diciamo, web content editor del NBC Philadelphia. Lei ha trovato questi dati, a mio avviso molto interessanti, secondo cui, guardate bene, la capacità di concentrazione dell'uomo è pari a 8 secondi. Ed è quasi ridicolo, cioè, ci viene quasi da sorridere, concorderete con me, perché 8 secondi è veramente il limite, il lasso di tempo di concentrazione inferiore a quello di un pesce rosso. Ebbene sì, e questo è il primo dato che dobbiamo tenere bene in considerazione, perché se ci pensiamo, se l'essere umano ha una concentrazione che è pari solamente a 8 secondi, figuriamoci come è in grado di leggere i contenuti che noi scriviamo. E quindi attenzione, perché questo è già un primo dato molto importante che ci dice: attenzione, quando tu scrivi devi utilizzare certi accorgimenti per fare in modo che il tuo interlocutore, il tuo lettore, legga veramente ciò che tu vuoi che egli legga, il contenuto vero che tu vuoi trasmettergli. Ancora, una ricerca condotta per Slate.com ha evidenziato come, guardate bene, su 161 persone che atterrano su un articolo, il 38% rimbalza immediatamente. Questo è un dato veramente allarmante. Ciò significa che magari avete scritto un titolo accattivante che ha colpito l'attenzione del vostro lettore, ma poi il contenuto non è all'altezza del titolo, nel senso che una volta che il lettore è atterrato sul vostro articolo, attratto appunto dal titolo, in realtà poi non ha trovato risposte ai propri bisogni. Ecco perché l'importanza di scrivere per il proprio target. E ancora, secondo una ricerca di Chartbeat, una persona in media rimane solo 15 secondi su una pagina web, e anche questo è un dato estremamente allarmante. Lo so che è una parola negativa, però è vero, 15 secondi non sono nulla. E quindi qual è la conseguenza? La conseguenza è esattamente questa. Diciamo, sono queste due abbreviazioni, quindi troppo lungo non l'ho letto,
2008. Questa abbreviazione, che alcuni di voi sicuramente conosceranno, è nata come slang tra i giovani e i giovanissimi ormai diversi anni fa, quindi dove sui social un ragazzo scriveva un testo e l'altro ragazzo rispondeva TLDR, cioè senti, bello mio, ok, interessante, però è troppo lungo il tuo messaggio, non l'ho letto perché non ho tempo, perché non ho voglia, perché in questo momento non ho bisogno di ciò che tu mi stai offrendo, chiaramente dal punto di vista del contenuto. Ecco, questa è un'osservazione molto interessante, perché se ci pensate, sarà capitato anche voi tante volte di scrivere online, soprattutto sulle pagine Facebook, sui social, ma non solo, a me capita anche su siti istituzionali, contenuti con tutte le informazioni chiare ed esaustive, ma poi ricevere numerose domande, richieste da parte degli utenti che mi chiedevano informazioni che erano già in realtà scritte, evidenti nell'articolo piuttosto che nel post. Faccio un esempio: organizzo un evento e scrivo tutte le informazioni necessarie sul sito, no? Perché il mio sito costituisce una sorta di hub, è proprio il centro, il raccoglitore di tutte le informazioni. Quindi scrivo dove si tiene l'evento, a che ora si tiene, come poter fare per raggiungere la location, eppure vi assicuro che ci sono, ma centinaia di persone che mi scrivono: scusami, ma dove si trova l'evento? Scusami, ma a che ora inizia il programma? Eppure c'è tutto esplicitato bene sul sito. Ecco, questo è proprio l'esempio tipico di TLDR, cioè in quel momento è troppo lungo, il sito contiene tante informazioni ovviamente, ma io non ho il tempo in quel momento di leggermi tutto. E quindi ti mando il messaggio diretto perché ho bisogno dell'informazione necessaria in quello specifico momento. Ovviamente, quando si tratta di mantenere l'attenzione del lettore, la forma visiva online, no, di un articolo in questo caso, ma guardate bene che anche per i post sui social vale la stessa identica cosa, la forma visiva è importante quanto il contenuto. Ebbene sì, ovvero la forma visiva vi serve per attirare il lettore e fare in modo che legga il vostro contenuto. Va da sé che se poi questo contenuto non è di valore, quindi non risponde alle aspettative del vostro target, e ritorniamo sempre sull'importanza del target, ovviamente ogni sforzo è vano, ogni sforzo è nullo. Se voi provate a guardare un attimo questo screenshot, che è appunto lo screenshot di un articolo che ha preso Teresa Masterson, vedete come l'articolo è comunque abbastanza lungo, è una pagina abbondante, quindi l'utente deve scrollare abbastanza per poter giungere fino alla fine dell'articolo. Il vantaggio però qual è? È che è estremamente conciso, cioè voi vedete che ogni singolo periodo è formato da una sola frase, da un solo concetto. Vedete la suddivisione in paragrafi? Vedete lo spazio bianco tra un paragrafo e un altro? Vedete l'utilizzo di queste due freccettine? Sono circa a metà, un po' più rialzate della metà, le vedete subito le due freccettine, queste emoji, no? Potremmo definirle, che aiutano a catturare l'attenzione del lettore. E questa suddivisione in paragrafi che permette una lettura che è quella tipica di oggi del mondo digitale, che è una lettura estremamente rapida, veloce. Sappiamo tutti, e non mi soffermo in questa sede, che la lettura a schermo, vuoi da PC, vuoi da mobile, poco importa, è estremamente difficile, rapida e veloce, e quindi è necessario scrivere dei contenuti, soprattutto in questo caso un articolo, ma anche i post sui social, che siano facilmente leggibili, altrimenti il vostro utente non scorrerà mai fino alla fine della pagina, non leggerà mai tutto il vostro articolo. E ora qui vi lascio una piccola riflessione. Noi abbiamo due articoli, vedete uno a sinistra e uno a destra. Su quale dei due il lettore trascorrerà più tempo a leggere? Vedete che in quello di sinistra, che è quello che abbiamo appena analizzato, ci sono tanti periodi, ogni frase ha un concetto, c'è la suddivisione in paragrafi, ci sono dei link ipertestuali che rimandano il lettore esternamente
per approfondimenti, mentre nell'articolo di destra, è vero, c'è la suddivisione in paragrafi, ci sono quattro paragrafi di cui il primo è l'incipit e ci sono i titoletti in bold, ma tutto è abbastanza concentrato. Sarete d'accordo con me, concorderete con me sul fatto che quello di sinistra è assolutamente più leggibile e quindi il lettore, secondo questa ricerca di Teresa, trascorre molto più tempo a leggere l'articolo, se non tutto, quasi fino alla fine, guardando l'articolo di sinistra. Quello di destra, vedete, è molto compatto, cioè io faccio molta fatica a leggere velocemente, estrapolare i concetti in modo veloce, ricordiamo sempre questo concetto della velocità, della rapidità, proprio perché tutto è abbastanza concentrato nell'articolo di destra, mentre nell'articolo di sinistra ho una suddivisione, un respiro decisamente maggiore. E quindi io butto l'occhio, e questo è il concetto, butto l'occhio, riesco a estrapolare i concetti di cui ho bisogno e me ne vado. E quindi arriviamo a questo concetto di scrivere per il tuo target. Queste che vi ho dato finora erano premesse, ma fondamentali per chiunque debba scrivere online, e parliamo sempre di scrittura in termini di business. Infatti, anche qui vi ho fatto una domanda volutamente provocatoria, ma se nessuno legge i tuoi post, perché scrivi? Cioè, quando noi parliamo di scrivere contenuti online per il tuo target, quindi rivolti con un'ottica, un obiettivo di business, dobbiamo essere sicuri che le nostre persone leggono i contenuti, altrimenti poi non possono compiere nessun tipo di conversione. E vorrei soffermarmi un secondo sul concetto di conversione, perché spesso e volentieri viene identificata sempre e solo con la vendita. Ecco, certo, se abbiamo un e-commerce, al 99% la conversione è la vendita, ma non è solo la vendita, che poi se vogliamo è la conversione ultima, no? Nella customer journey del nostro utente. La conversione può essere anche il click sul link, cioè il mio obiettivo è quello che l'utente clicchi su un determinato link e legga, ad esempio, un articolo. La conversione, sto facendo esempi pratici di miei clienti, la conversione può essere anche un aumento di contatti, oppure ancora fare in modo che l'utente compili un form per richiedere un determinato preventivo. Quindi stiamo sempre ben attenti quando parliamo di conversione online. Ebbene, per ottenere questa famosa conversione, noi dobbiamo scrivere contenuti che interessino il nostro target. E come possiamo fare? Come riusciamo a farlo? Dobbiamo sapere che cosa interessa al nostro target. E allora ecco che ci vengono in aiuto dei tool, degli strumenti molto pratici. Molti di voi sicuramente ne avranno sentito parlare e alcuni sicuramente li utilizzano nel proprio lavoro quotidianamente, che sono SEMrush e Answer the Public. Non sono esaustivi, nel senso che questi sono quelli che io vi propongo sono i due principali che io personalmente utilizzo e con cui mi trovo molto bene, ma ne esistono sicuramente, cioè sicuramente, per certo, ne esistono anche molti altri, sia a pagamento che a non. E questi due strumenti li utilizzo per sapere se c'è già un interesse in rete sulla tematica che devo scrivere. Mi spiego meglio. Io per lavoro devo scrivere di passeggini per bambini. Ecco, un argomento un po' caldo, scusatemi, perché ho una bambina di 4 mesi e quindi ho fatto proprio un lavoro, no? Anche di content curation, diciamo così, di formazione professionale su questo. Mettiamo che io debba scrivere di passeggini per bambini. Benissimo. Ma io mi metto a scrivere di passeggini per bambini se so che in rete le persone già cercano questo argomento, un argomento correlato, perché se non c'è quello che viene definito buzz, se non c'è interesse in rete, significa che molto, cioè se nessuno, no, ha già scritto di questo argomento, significa che molto probabilmente non c'è domanda. E quindi se tu stai scrivendo in termini di business, quindi in ottica di business writing, ha poco senso che tu vada a investire tempo, risorse e soldi su questa tematica. Scegliene un'altra. Cosa
Cosa ben diversa, chiaramente, se io non scrivo lato business, ma se scrivo, diciamo, per mio diletto. Quindi sono una mamma, mi voglio confrontare con altre mamme, apro un blog e così per divertimento, nel momento libero, racconto la mia esperienza, il mio diario personale, eccetera. Ma noi stiamo sempre parlando di business writing, quindi la scrittura online che possa portare a una conversione, qualsiasi essa sia, in base ai nostri obiettivi. E questi due strumenti, così come altri, mi aiutano a capire se c'è già appunto una ricerca in rete, se c'è un interesse da parte del mio target. Semrush è un tool molto famoso non perché va di moda, ma semplicemente perché anche a mio avviso funziona molto bene. È un tool soprattutto per chi fa SEO e SEM, è un tool a pagamento, ma secondo me è fondamentale per chi scrive online. Proprio perché andando su Semrush, io selezionando il mio paese di riferimento, quindi l'Italia in questo caso, ma se lavoro nel contesto internazionale, posso andare a selezionare l'Inghilterra piuttosto che gli Stati Uniti e così via, e un lasso temporale specifico, immetto la keyword dell'argomento di cui vorrei scrivere, non voglio, ma apposta dico vorrei scrivere, per capire se in rete ci sono già articoli che ne parlano, se ci sono brand o liberi professionisti che fanno advertising su questa tematica, perché se trovo dei risultati con un volume di ricerca abbastanza alto, significa che l'interesse c'è del mio target e quindi io posso scrivere di quell'argomento. E questo è un esempio. Su Semrush, io questo è uno screenshot preso apposta proprio da Semrush, io scrivo ad esempio vacanze in montagna. Ho un portale, caso proprio. Caso studio di questi giorni concreto, in questo caso non per un cliente ma un mio progetto personale, ho un portale di affiliazioni sul turismo. Benissimo, voglio sapere se c'è un volume di ricerca abbastanza sostanzioso, quindi se gli utenti ricercano in maniera abbastanza sostanziosa l'argomento correlato alle vacanze in montagna. Seleziono l'Italia, vedete subito dopo a vacanze in montagna ci sono i vari paesi da cui che potete selezionare, nel mio caso Italia, e vedo subito che Semrush mi restituisce questi dati. Mi dice ricerca organica volume 3,6K. Mi dice che anche c'è una ricerca a pagamento, quindi ci sono persone, aziende comunque sono persone che fanno pubblicità a pagamento su questa tematica, quindi evidentemente c'è veramente un interesse caldo e mi dà le keyword di corrispondenza a frase e le keyword correlate. Vedete nella parte proprio finale dello screenshot sotto alla riga azzurra. Mi dice: guarda che la tua keyword vacanza in montagna, e sto guardando a sinistra, scusate, dove c'è keyword di corrispondenza frase, vacanza in montagna ha un volume di ricerca pari a 3600, che è un volume di ricerca decisamente interessante. Quindi le persone cercano abbastanza vacanze in montagna. E se guardate sotto, ho ancora case vacanza montagna, vacanze estive in montagna, mentre nella parte di destra, nelle keyword correlate, ho ad esempio vacanze montagna, ho soggiorno in montagna, interessante, però il volume di ricerca, se voi guardate, è di 10. Cioè nullo, quindi veramente molto poco. Quindi questo mi serve per fare già una prima scrematura e dire, sì, guardiamo anche il trend, vedete il trend con questo grafico nella parte di destra, ho un trend interessante, c'è sicuramente un interesse da parte del mio target, quindi può essere interessante scrivere a tal proposito di questo argomento. E ancora, sempre lo screenshot di Semrush, quando voi aprite Semrush e mettete la keyword, sotto vi compare questo. Risultati di ricerca organica, vedete a sinistra, mentre a destra testi. Un attimo a sinistra, quindi risultati di ricerca organica, Semrush vi restituisce tutta una serie di siti su cui si parla delle vacanze in montagna. E badate bene che questo è molto, ma molto importante. Perché? Perché se io voglio scrivere un contenuto online che converta, che sia veramente,
efficace, no? Per il mio target, cioè che risolva loro un problema e che faccia ottenere a me un obiettivo, esempio la lettura del post, esempio un acquisto online, esempio in questo caso una magari richiesta di prenotazione in hotel, devo fare meglio degli altri. Quindi questi risultati, tutti questi siti avranno un articolo, molto probabilmente un articolo, un paragrafo, un'estrapolazione di testo che parla delle vacanze in montagna. Quindi io cosa faccio? Clicco su ognuno di questi siti, vedete i numerini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 perché ho preso uno screenshot, ma la ricerca si allunga, cioè sarebbe molto più lunga. Vado a vedere che cosa scrivono questi signori. Prendiamo ad esempio, perché lo vedo molto interessante così ad occhio, il punto 2. Il punto 2, l'articolo è agriturismo.it, vacanza ad alta quota, 5 località di montagne imperdibili. Interessante, potrei fare anche un post che parla di questo, magari all'interno del blog, no? Sul mio portale. Ma per fare un contenuto accattivante, come devo farlo? Devo essere più brava degli altri, devo essere più brava di loro. Quindi vado a vedere in questo articolo, lo apro, me lo leggo tutto, che tono di voce utilizzano, che keyword prevalenti utilizzano, come hanno suddiviso lato SEO, perché molto probabilmente poi è un WordPress, quindi è anche facile da individuare, come hanno suddiviso tutta la paragrafazione, ancora quanto è lungo quel testo, perché che immagini ci sono, di che qualità, io dovrò essere più brava di loro, quindi fare un testo più lungo, un testo più aggiornato, un testo con più informazioni per i miei utenti, preferibilmente un testo con un video, magari con un video in cui spiego qualcosa o c'è un mio testimonial che racconta una testimonianza su una di queste 5 località di montagne imperdibili e così via. Quindi questa è un'analisi, anche se vogliamo, della concorrenza che è fondamentale per poi capire come scrivere, come essere più brava o più bravo chiaramente dei miei competitor e quindi avere più chance che il mio articolo si posizioni bene in Google e quindi poi ottenga la conversione desiderata. Interessante, anche se a mio avviso non estremamente fondamentale, la parte di destra dove vedete testi e annunci, Semrush vi restituisce una serie di annunci di advertising, di Google AdWords, e quindi questo semplicemente vi dà conferma del fatto che, caspita, ci sono diverse persone che fanno addirittura advertising, spendono soldi per comparire in Google con questa chiave di ricerca, quindi assolutamente sì, c'è un interesse del mio target su questo argomento. Un altro strumento, così, per me è molto fresco, molto veloce, forse se vogliamo lo utilizzo un po' più come all'inizio, come fase di scrematura, e poi utilizzo Semrush, che a mio avviso è un po' più dettagliato, e Answer the Public, che a differenza di Semrush è gratuito. Vedete, io digito semplicemente vacanze in montagna e il tool mi restituisce tutta una serie di stringhe, keyword vacanze in montagna. Esempio, se prendo il come nella parte di sinistra, vedete vacanze in montagna come ti dice vacanze estive in montagna, come vestirsi in vacanza in montagna, come organizzare una vacanza in montagna. Queste sono tutte chiavi di ricerca che le persone digitano in Google. Quindi per me è importante monitorare tutti questi risultati perché uno, riesco a capire che c'è appunto un interesse e secondo, qual è l'interesse, cioè che cosa le persone cercano in Google correlato alla mia keyword di interesse, in questo caso vacanze in montagna. E questo è molto interessante perché mi dà anche diversi input per poi scrivere degli articoli, no? Cioè ho già degli input molto palesi, esempio un articolo potrebbe essere come organizzare una vacanza in montagna, un altro potrebbe essere vacanze in montagna per chi non scia, cioè sono già degli insights, degli input per scrivere degli articoli. Scusate, cercavo di guardare la presentazione, ma ho un problema con queste slide, quindi non riesco a mettere la presentazione, diciamo, intera. Spero che si veda bene lo stesso.
Ebbene, e quindi come scrivere questi contenuti che convertono? Io ho capito come fare a cercare dei contenuti che in realtà interessino il mio target e quindi dovrò spenderci tempo, soldi e risorse, risorse che sono le mie energie o comunque dei miei collaboratori o di chi pago per scrivere questi articoli e ho capito anche come avere qualche idea per scrivere dei contenuti che so già verranno letti, interesseranno il mio target. Quello che devo considerare, scrivere contenuti che convertono, il primo punto è la SEO. Attenzione perché io sento ancora tante, per fortuna no, alcune persone che dicono: ma insomma, che palle questa SEO, cioè io devo scrivere online, devo scrivere per le persone e quindi devo scrivere in un determinato modo ed è verissimo, è verissimo. Ma il concetto che io vorrei far passare è che scrivere in ottica SEO, scrivere per i motori di ricerca, non significa scrivere come macchinette, non significa scrivere male, non significa scrivere un agglomerato di keyword, assolutamente no. Scrivere in ottica SEO, che è fondamentale se lavoriamo nel settore del business writing, ok? Quindi se scriviamo per un ritorno di business, per una conversione, che si voglia o no, è fondamentale badare alla SEO, significa semplicemente prestare attenzione ad alcuni accorgimenti, avere alcuni accorgimenti. È ovvio che noi scriviamo come persone per le persone, ma dobbiamo conoscere alcune tattiche che ci aiutano a posizionarci chiaramente su Google, perché ha voglia altrimenti fare advertising affinché i nostri contenuti possano essere trovati o avete un budget davvero consistente per l'advertising, oppure insomma bisogna lavorare anche molto bene di SEO. E allora il primo punto che se vogliamo banale, ma io alcune volte vedo ancora che non viene semplicemente, non viene diciamo implementato, è quello di suddividere bene i testi. La maggior parte di voi immagino utilizzeranno WordPress e quindi con WordPress siamo abbastanza. Il tutto è abbastanza semplice, il testo deve essere diviso in tag di intestazioni, quindi ho il titolo 1, no? Che è il titolo della pagina, l'H1, quello che volete, vedete qui ho fatto un esempio di screenshot, la famosa tematica dei passeggini, scusatevi, annoio un po' che ritorna, questo è un mio portale, che è anche questo è un caso di affiliazione del mondo bambini. Avrò la suddivisione in sottotitoli, quindi l'H2, l'H3, che sono i sottotitoli dopo chiaramente l'H1, il titolo principale, che è il titolo della pagina, il paragrafo, che è il corpo del testo, e poi gli approfondimenti e i dettagli saranno l'H4, l'H5, quindi il titolo 4, il titolo 5 e così via. Parto dall'H1 fino all'H4, l'H5, all'H6, dipende come vado a strutturare il mio contenuto. E attenzione bene a evitare il keyword stuffing. Secondo me, ormai nel quasi 2019, non si può non sapere dell'importanza del keyword stuffing. Quindi evitare assolutamente la ripetizione delle stesse parole chiave, della stessa keyword. Una tecnica che funzionava e tutti gli specialist vi diranno anni e anni fa, ora assolutamente non si può perché poi può essere causa di Google Penguin, no? Quindi la penalizzazione di Google appunto penalizza per keyword stuffing e contenuti duplicati. Quindi attenzione a non ripetere la stessa parola chiave all'interno del vostro articolo per più volte, pensando: ah, figo, la ripeto tante volte, così vedrà che Google mi, a forza di dai, 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 mi indicizza. No, assolutamente no. E ancora, accorgimenti SEO significa essere accorti anche alle immagini. Quindi banalmente, se io vado a inserire, e si auspica di sì, almeno un'immagine nel mio articolo, la devo rinominare, ok? Ma la devo rinominare non una volta che l'ho caricata su WordPress, ad esempio, ma la rinomino subito. Quindi, esempio, vi ho messo l'esempio, 1234.jpg non va bene, perché è anonimo, è, se ci pensate, non senso. Pizzamargherita.jpg, se l'immagine è quella di una pizza margherita, invece è un nome di immagine adeguato. E quindi, ad esempio, se devo caricare un'immagine dove si vedono delle zucche intagliate, la rinominerò zucca intagliata, ad esempio zucca banalmente, ma non lascerò quel xy24.jpg.
E ancora, fondamentale, riduciamo le dimensioni delle immagini, quando le carichiamo. Dovrebbero essere inferiore ai 100, dovrebbero. Lo so che alcuni potrebbero storcere il naso perché potrebbero dire, caspita, però non è una risoluzione bellissima, no? Altissima, anzi, è vero, però se poi la pagina impiega molto tempo a caricarsi, questo diventa poi un fattore negativo lato SEO. Quindi meglio comunque comprimere le immagini prima di pubblicarle. Un secondo accorgimento per scrivere online di contenuti che abbiano una probabilità alta di essere letti è la cosiddetta piramide rovesciata, che a me piace paragonarla all'insegnamento che ci diedero alla scuola elementare, no? Quando abbiamo imparato a fare i temi, la maestra ci diceva, ok, iniziate con l'introduzione, poi scendete nel dettaglio, poi arrivate al cuore del problema. Ecco, la piramide rovesciata è l'esatto opposto, per questo mi piace paragonarla ai temi delle scuole elementari, cioè non inizio sul web scrivendo un'introduzione, la premessa, poi pian piano entro nei dettagli e poi entro nel cuore dell'argomento, ma è proprio l'opposto, subito di quella cosa più importante. Poi la spiego, poi approfondisco, eventualmente lascio i dettagli alla fine con link di approfondimento e quant'altro. Questo perché? Semplicemente perché abbiamo detto all'inizio la premessa, che quindi adesso capite perché ho un po' insistito, ma era fondamentale, perché il lettore non ha tempo di leggere e ha bisogno delle informazioni che sta cercando in quel preciso momento, nel momento in cui desidera lui. E quindi se noi non gli diciamo subito la cosa che vogliamo passargli, il messaggio che vogliamo trasmettergli, rischiamo che lui atterri sulla nostra pagina, magari grazie alla SEO, grazie all'advertising ben fatto, ma non trovi subito in 2 secondi ciò che sta cercando e quindi rimbalza, esce subito, senza che abbia letto invece il contenuto che noi vogliamo, il cuore del nostro argomento. Quindi questo è fondamentale, è un po' difficile, secondo me, riuscire a scrivere in questo modo, ma è fondamentale con l'allenamento. Si riesce. Quindi parti subito con il clou. Non avere paura di pensare magari le persone non capiscono, faccio una rapida premessa. No, di subito ciò che vuoi dire. Un altro accorgimento importante è una struttura semplice e chiara del testo. L'abbiamo visto un po' all'inizio, se vi ricordate, quando avevo fatto l'esempio di quel testo, di quell'articolo in inglese. Quindi aiutiamoci col punto elenco, il punto numerato, con la suddivisione in paragrafi. Mettiamo in bold solamente le parole chiave. Parole chiave, cioè sono quelle parole che noi riteniamo estremamente importanti. Questo è un esempio di post che avevo scritto, se non sbaglio, per il blog di Semrush. Vedete la suddivisione. Con la paragrafazione, il punto numerato, il punto 1 listening, poi chiaramente prosegue l'articolo. Questo è solamente uno screenshot. I concetti chiave in bold e anche qui l'utilizzo del punto elenco. Permette in 2 secondi di captare le informazioni necessarie e poi di andare avanti nella lettura, del post, dell'articolo. E ancora attenzione alla lingua. Ciò significa, attenzione, che il punto interrogativo, così come il punto esclamativo, deve essere sempre e solo uno. Tante volte si vedono, questo anche sui social spesso, se ci badate, forse perché si tende a utilizzare, anzi non forse, sicuramente si tende a utilizzare anche i social da mobile, no? Quindi un uso molto veloce, molto rapido, però attenzione che quando scrivete sia per voi, come liberi professionisti, no? Come imprenditori, sia per nome e per conto della vostra azienda o dell'azienda per cui lavorate, esprimete sempre la vostra immagine. Quindi è fondamentale conoscere bene la lingua, in questo caso la lingua italiana. I punti interrogativi, i punti esclamativi non sono 4, non sono 6, non sono 2, sono sempre solo 1. Il punto interrogativo è 1, il punto esclamativo è 1 alla fine della frase. Così come i punti di sospensione sono sempre solo 3. Attenzione poi ai refusi. Io sono iscritta a una newsletter di un noto imprenditore e coach che mi piace seguire, però tutte le volte manda la mail, no? Con un refuso nel mio nome, invece che ciao Valentina, ciao Valentina. Valentine, scusate. Ecco,
Voi direte, caspita, che pignola che sei, cioè, e invece no, a mio avviso non è pignoleria, è professionalità. E stessa cosa, poi, mi dà anche l'impressione che sia poco professionale, perché questo non succede anche con me, scusate, solo con me, ma succede anche con mio papà, ad esempio. Invece che ciao Fausto, lui riceve la mail con ciao Fausto, quindi con la O invece che con la U. Capite che c'è qualcosa che non va. L'immagine che voi trasmettete con questo refuso non è professionale. Attenzione poi alla differenza tra le lettere accentate e le lettere apostrofate. Spesso con il po, quel famoso po, che spesso si trova con la O accentata e non apostrofata. Cercate di optare sempre poi per la forma attiva e mai per quella passiva. Quindi non i testi sono stati scritti da noi, ma noi abbiamo scritto i testi perché è molto più immediato, è molto più facile da comprendere, non implica uno sforzo nella mente del nostro utente. E non scrivere mai frasi intere in maiuscolo, perché sappiamo che scrivere tutto in maiuscolo sul web equivale proprio ad urlare. Un altro strumento imprescindibile, secondo me, per scrivere contenuti e poi in ottica di business poterli misurare, poterne misurare le performance, sono i cosiddetti UTM che trovate di Google, trovate a questo link se già non li utilizzate, aiutano proprio a tracciare le azioni sul link, ovvero io vado a inserire il mio link originario, ad esempio sto scrivendo un articolo e all'interno di questo articolo voglio linkare una pagina specifica, ad esempio del mio e-commerce. Ok? Benissimo, voglio vedere quanti link ha ricevuto questa singola pagina del mio e-commerce, linkata all'interno del mio articolo che sto scrivendo. Voglio sapere qual è il tempo medio di permanenza su quella pagina e così via. Avere diversi dati che poi mi permettono anche di intraprendere delle strategie poi di marketing di comunicazione. Posso utilizzare gli UTM. Cosa faccio? Prendo il link quindi del mio e-commerce, in questo caso della pagina specifica del prodotto, della homepage del mio e-commerce, la vado a inserire dove trovo, vedete lo screenshot, website URL, quindi metto lì l'URL del mio sito. Sotto inserisco la sorgente dove c'è scritto campaign source, quindi ad esempio può essere Google, può essere la newsletter, in questo caso che vi ho mostrato c'è Facebook, perché io stavo prendendo l'URL del mio evento per poi fare, per tracciare poi la conversione anche in Analytics tramite una campagna di advertising su Facebook. Quindi la mia sorgente è Facebook, ma se io invio una newsletter e voglio tracciare quante persone hanno visto quella pagina, per quanto tempo medio, eccetera, eccetera, nella newsletter devo chiaramente in questo caso inserire come sorgente newsletter, ok? Dipende da che tipo di sorgente andate a utilizzare. E il medium, esempio, può essere CPC, perché in questo caso cost per click era una campagna a pagamento, oppure email, se mando la newsletter, e così via. E sotto posso inserire il nome della campagna, che è un nome che non si vede, un nome che date voi per poi trovarlo facilmente in Google Analytics. Quando voi utilizzate questi UTM, cosa succede? Succede che poi ve lo ritrovate nelle conversioni, nella tab delle conversioni di Google Analytics. E quindi saprete non solo quante sessioni ha ricevuto quel singolo URL che voi avete inserito, ma anche il tempo medio di permanenza, il tasso di rimbalzo e così via, tutte le metriche che vi dà appunto Analytics. E secondo me è molto interessante per chi scrive contenuti. Ancora cercate di utilizzare le famose, scusate, parole magnete. Nuovo, esclusivo, facile, gratis, gratuito, migliore. Attenzione che questa non è matematica, ok? Io vi sto dando dei consigli che funzionano. Certo, non tutte le parole possono funzionare, dovete fare chiaramente degli esperimenti, però a mio avviso queste sono le parole forti, forti, che aiutano le conversioni. In particolar modo le sto testando con le campagne Facebook Advertising e sembrano funzionare molto bene. Questo è un esempio palese di una pagina, di una landing page di un cliente che si occupa di automotive, di valutazione di auto. Vedete che ne abbiamo utilizzate abbastanza di queste cosiddette parole magnete, no? Quindi facile, gratuitamente, in tre semplici passi, non in tre passi, in tre semplici passi, cioè della serie, guarda che è molto facile farlo. Una proposta di acquisto garantita. Ecco, il fatto dei garantiti
della garanzia, bisogna essere poi molto bravi ovviamente a rispettare, cioè se voi dite ah, guarda che te lo garantiamo, poi deve essere chiaramente garantito, altrimenti poi si va a incorrere anche in questioni legali, giustamente, no? Perché altrimenti è falsa dichiarazione e quant'altro. Se accetti la valutazione a cui siamo abituati immediatamente, è il primo servizio in Italia, guarda che per compilare questo modulo ti bastano 2 minuti del tuo tempo. È veloce, facile, sicuro. Io ad esempio queste piccole parole magnete le utilizzo molto anche nelle campagne Facebook di un cliente che ha un e-commerce del settore beauty, quindi fa principalmente prodotti per vende prodotti per capelli, e in questo e-commerce tra i punti di forza ci sono il fatto che la consegna è in 48-72 ore, quindi se ci pensate comunque è molto, certo Amazon non si può battere, ma è molto molto rapida, e c'è l'assistenza professionale, nel senso che se tu hai bisogno di un consiglio ti risponde per email o per telefono non un impiegato qualsiasi addetto al customer care, ma ti risponde proprio il parrucchiere che gestisce l'e-commerce, no? Quindi ti dà anche dei consigli iper professionali, e quindi io questo lo specifico sempre nel copy della mia inserzione di Facebook Advertising, perché sono anche parole magnete, no? La cosiddetta consegna in 48-72 ore è un punto di forza estremamente potente, scusate il gioco di parole, per il cliente, oppure assistenza garantita, perché poi so con certezza che viene rispettata, chiaramente. Ecco, sono queste piccole paroline anche utilizzate nel copywriting persuasivo che servono chiaramente a facilitare la conversione. E ancora, quando scrivi contenuti che convertono, tieni sempre Per scrivere contenuti che convertono, tieni sempre in considerazione l'acronimo KISS, eh? Cioè Keep It Short and Simple, ovvero, in poche parole, evita il superfluo, evita le ramandine, evita i giri e rigiri di parole, vai dritto al punto. Quindi sì, corto, rapido e semplice. E qui vi ho messo un esempio palese tra un incipit di testo che è il social media marketing è una delle attività del marketing digitale che sta prendendo sempre più piede al giorno d'oggi perché bla 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 bla. Se vuoi capirne di più puoi leggere questa guida. E vedete invece la soluzione molto più KISS, Keep It Short and Simple, cioè non sai come usare social network per la tua attività? Se scarichi questa guida imparerai. Tac, tac, tac. Quindi domanda in cui c'è un problema e io esplicito il problema che può avere il mio target, subito dopo gli do la soluzione. Se scarichi questa guida imparerai che cosa? I tre vantaggi sotto forma di punto elenco, molto rapidi, molto spicci. Vedete che la comunicazione, il messaggio in questo secondo caso, è molto veloce, molto semplice, molto chiaro rispetto al primo. Non mi perdo in giri di parole. Ancora, aiutati se puoi. Io lo faccio questo anche, ad esempio, nei miei siti di affiliazione, lo faccio anche proprio all'interno degli articoli. Quindi questo è un caso, vedete qui un esempio di post su Facebook, ma attenzione che non è solo per i social. Io ad esempio appunto lo utilizzo anche negli articoli dei blog, laddove posso farlo, in base al posizionamento del brand, perché aiutano molto a catturare l'attenzione del lettore. Queste emoji che devono essere però in modo modesto, come vi ho scritto, non ghirigori, cuoricini ovunque, eccetera, e soprattutto devono essere coerenti col messaggio. In questo caso parliamo di unghie, quindi l'emoji delle unghie è perfetta, parliamo del Natale, la faccina di Babbo Natale è perfetta, ma attenzione perché queste emoji vanno bene perché il target è un target, facendo l'analisi, no? del target. Capitolo a parte, ovviamente argomento a parte, ho visto come il mio target usi spessissimo le emoji e quindi utilizzarle mi aiuta anche a creare quella sorta di empatia, no? Necessaria. E poi chiaramente in questo caso è un e-commerce tramite affiliazione, diciamo che tratta di unghie, dove il posizionamento del brand è medio-basso. Per dirvi, non sto parlando di Dior, non sto parlando di prodotti di lusso dove magari l'emoji potrebbe essere decisamente fuori tono, addirittura al limite del ridicolo. E ancora, utilizzare una call to action coerente, e questo non solo sui social, ma anche nell'articolo, ad esempio, di un blog che andate a scrivere, o nella call to action nel bottone di invito all'azione di una newsletter, ad esempio. Se
Se inviate una newsletter in cui si dice, in cui invitate ad esempio le persone ad iscriversi a un corso, un webinar, un evento, la call to action dovrà essere iscriviti ora, banalmente, no? Oppure acquista il tuo ticket ora, non scopri di più, perché scopri di più di che? No, la call to action deve essere chiara, diretta, specifica. In questo caso vedete che la call to action è identica sia nel corpo del testo del post, sia appunto nel bottone call to action, acquista e acquista ora. E ancora cercate di dare tutte le informazioni esaustive subito, che siano di rinforzo alle immagini. Questi sono due esempi, siccome prima abbiamo visto diversi esempi di articoli, questi sono invece post social. Dare le informazioni subito al vostro target è fondamentale, sempre per il concetto di TLDR. Non ho tempo, no? È troppo lungo, non ho tempo di leggerlo. Nel caso di sinistra, Cristina è un cliente, appunto, è una parrucchiera, ha un salone di parrucchieri e aveva questa promozione da promuovere e abbiamo deciso di inserire subito la call to action diretta. Già nel corpo del testo, vedete dove c'è la freccettina, prenota il tuo appuntamento chiamando il numero bla 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 o passa da noi in via bla 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 a dove. Quindi non aspetto che gli utenti mi scrivino: ah, bello, interessante, come faccio, no, approfittarmi della promozione, oppure che mi contattino mandando un messaggio. Perché? Perché questo implica un doppio sforzo nell'utente. L'utente non ha tempo. Quindi io metto direttamente la call to action, tutte le informazioni esaustive subito nel corpo del messaggio. Stessa cosa a destra, questo invece è un cliente che fa pergolati in legno, quindi un settore completamente diverso, richiedi subito un preventivo personalizzato. Metto direttamente il link, lo metto anche proprio subito nel corpo del testo, nel corpo del post. Non aspetto che l'utente vada sulla mia pagina, vada nella sezione informazioni, trovi il sito o mi mandi un messaggio. Ha tutto subito lì. Clicca e atterra direttamente per poter mandare la richiesta di preventivo. E le email, spesso volentieri, quando si parla di contenuti che convertono, si parla di tutto quello che abbiamo visto, ma non si parla delle email. Ma se ci riflettiamo bene, anche le email non sono uno strumento, di conversione. Vi faccio un esempio molto pratico. Se ci pensate, io organizzo un evento, per me la mail, quando io devo intercettare un relatore e voglio, no? Vorrei tanto almeno un determinato relatore al mio evento, io devo mandargli o mandarle una mail che sia che contenga, diciamo, la più alta probabilità di conversione. Cioè, io in una mail mi gioco tutto. Con quelle mail che io mando, ad esempio, al mio stimato, ipotetico e spero relatore, presento l'evento, mi presento e scrivo dell'argomentazione dei contenuti che facciano in modo che lui mi dica sì. Il mio obiettivo è quello che lui attraverso queste mail dica sì, figo, voglio essere relatore al tuo evento. Questo è un esempio banale, scontato, ma su cui si riflette veramente, secondo me, molto poco. E allora qui vi vorrei dare, per concludere il mio intervento, 5 consigli utili per scrivere email che convertano. In questo caso, cosa vuol dire che convertano? Email che vengano davvero lette e capite. Quante mail riceviamo noi ogni giorno? Una marea. E quindi è molto importante distinguersi. L'oggetto delle mail deve essere chiaramente breve, dritto al punto, specifico. Esempio, vi ho portato due esempi. Marketing Business Summit, invito come email che invio appunto alle persone, ai professionisti che vorrei avere come speaker al mio evento. Oppure devo mandare un report al mio cliente, non scrivo report web marketing, ad esempio. È troppo generico, non si capisce nulla, ma scrivo report Facebook Ads, il nome del brand, il nome del cliente, mese e anno. Molto specifico, molto diretto, molto chiaro. E ancora, saluti e presentazioni. Quando non conoscete il nome dell'interlocutore, informatevi perché in rete sicuramente lo troverete. Il famoso gentilissimo utente, e qui l'Anna Maria Nelli, che ho avuto il piacere di avere l'anno scorso come speaker proprio al mio evento, è una grande esperta, vi dirà aiuto. Cioè, gentilissimo utente non è una formula da utilizzare, è impersonale, è generico. Siccome l'incipit è
fondamentale per proprio catturare l'attenzione dell'utente, cercate informazioni su Google, sui social, andate su Twitter, da qualche parte troverete il nome della persona a cui volete indirizzare la vostra mail. E ancora il corpo del testo, è importante che contenga gli elementi che abbiamo visto prima, quindi il punto elenco, essere brevi, dovete inserire un approfondimento, non allegate, scusate gioco di parole, un allegato, comunque un documento molto pesante. Utilizzate link, quindi inserite un link che poi rimanda magari a YouTube, oppure avete delle foto da inviare, condividete un link di Drive, ad esempio. Attenzione alla punteggiatura, questo è fondamentale. Sarà deformazione professionale, ma ricordatevi sempre che voi state scrivendo, non state parlando col vostro interlocutore, quindi non avete l'intonazione che vi aiuta a denotare un tipo di tono piuttosto che un altro. Quello che avete a disposizione è solamente la punteggiatura, quindi una virgola, un punto esclamativo, un punto di domanda possono davvero fare la differenza. Possono fare in modo, possono, diciamo, farvi evitare determinate interpretazioni, spesso negative, piuttosto che altre. E poi attenzione all'utilizzo della parola urgente. E qui penso che concorderete con me, spesso viene proprio abusato, se ne abusa di questo termine urgente, no? Esempio, invio foto, mock-up, eccetera, urgente. Ma urgente di che? Cioè, tante volte l'urgenza può essere gestita con una grande organizzazione. Quindi utilizziamo la parola urgente che non crea empatia, mette ansia, no, nell'interlocutore solamente quando veramente è indispensabile. E questo è un esempio di corpo del testo in cui vi dicevo appunto dell'utilizzo di alcune parole in bold, quelle principali che devono essere subito visibili all'occhio del nostro interlocutore, lo spazio, la paragrafazione è in inglese, ma poco importa. I ringraziamenti e i saluti. A me capita spesso, non so a voi, di ricevere delle richieste senza il grazie. Secondo me è nel senso, è la base dell'educazione, e quando delle volte ricevi queste mail da parte magari di persone, no, anche che stimi a livello professionale, comunque continui a stimare, per l'amor del cielo, però rimani un po' male, no? Ecco, non dimentichiamoci mai il grazie alla fine e il saluto. Ci sono piccoli escamotage per creare anche una sorta di empatia, come buona giornata, buon lavoro, un caro saluto, ma terminare la mail senza ringraziamento, senza il saluto, è veramente, e vi assicuro che succede, sarà capitato anche voi di ricevere email di questo tipo, è veramente agghiacciante, oserei dire. E concludo con la firma email. La firma email, attenzione, che deve contenere il logo, il nome e cognome, il job title, il nome dell'azienda, i contatti, ma può contenere anche, quello su cui vorrei catturare un po' la vostra attenzione, call to action specifiche. Ad esempio, iscriviti alla mia newsletter, oppure leggi il mio ultimo post. Cioè, anche la firma email possiamo utilizzarla come una sorta di canale, se vogliamo, per ottenere una piccola conversione, che può essere appunto la lettura di un post, che può essere l'iscrizione alla nostra newsletter, che può essere tantissime mille altre cose, può essere l'iscrizione a un form, certo è un po' più difficile in questo secondo caso, ma io vi consiglio di inserirla una call to action nella vostra firma email. E vi riporto due esempi molto, molto spicci di due libri professionisti. Questo è un esempio in cui ecco proprio quello che sospettavo, questo qui semplicemente è il corpo del testo della mail, e sotto vedete ci sono i due trattini e poi quella sotto sarebbe la firma mail. Al di là del fatto che non c'è un logo, è assolutamente impersonale, è il font, è il classico Arial 11, tutto nero, manca ogni tipo di riferimento, cioè non c'è il nome e cognome del libro professionista, cioè, io so che lui perché diciamo, sto messaggiando con questa persona, l'indirizzo email è quello, ma non c'è un nome e cognome, non c'è il job title, non ci sono i contatti, non c'è assolutamente nulla, è impersonale. Se voi guardate rispetto alla riga precedente, che è il corpo del testo, non si capisce quasi neanche che la mail è finita, il corpo del testo è finito e quella lì sia la firma. Sembra quasi la prosecuzione, del corpo del testo. E guardate invece questo.
Chris Marr cosa fa? Mette, siccome lui ci mette la faccia, no? Non, in questo caso lui ha fatto una scelta, non usa il logo, ma mette il suo volto, benissimo. C'è il suo volto che è sorridente, dopo qui c'è tutto uno studio, per carità, anche del visual su cui non mi voglio addentrare, di cui non sono poi esperta. Ci sono tutti i suoi riferimenti, nome, cognome, job title, tutti i contatti possibili e vedete che sotto, oltre ai contatti social, lui ha messo una call to action, cioè listen to the latest podcast. Quindi ti ascolta il mio ultimo podcast e c'è il link diretto per poterlo ascoltare. Ecco, questo ci tenevo insomma a concludere questo webinar con la parte anche sulle mail, perché anche attraverso le mail delle volte si può ottenere una conversione, piccola o grande che sia, ma spesso volentieri non se ne parla. E per ringraziarvi di avermi ascoltato un'ora abbondante, se vi interessa il famoso evento che organizzo, il Marketing Business Summit, sarei felice di vedervi regalandovi uno sconto di 50 euro per acquistare il biglietto. Il codice da inserire è 7 formazione, come vedete nel box a destra, ma poi dopo insomma avrete comunque le slide. Io ho terminato e qui trovate tutti i miei contatti se volete contattarmi o farmi domande o togliervi, diciamo, delle curiosità, dei dubbi particolari. Ok, grazie mille Valentina. Siamo andati un po' lunghi, però abbiamo comunque, ci ritagliamo un po' di tempo per alcune domande che sono arrivate. E Sì. andrei subito diretti al punto. In particolare, hanno riscosso molto successo e interesse, i tool che hai indicato. Quindi ti Sì. chiederei brevissimamente di fare una piccola carrellata dei tool che hai indicato, Sì. specificando quelli gratuiti e quelli a pagamento. Poi ne approfitto anche per unire un'altra domanda, che è quella di Giovanna, che appunto vuole dei consigli sui tool per comprimere le immagini. Quindi se puoi fare brevemente questo punto. Sì, certo. Allora, rispondo innanzitutto, mi scuso, ma io sono sempre un po' prolissa e faccio veramente fatica a stare sempre nei minuti, dati. È un mio difetto. Non ti Allora, preoccupare, non ti preoccupare. vado veloce. Allora, i tool, dunque, Semrush, questo che vi ho mostrato il primo, è a pagamento. Per un libro, non tanto per un'agenzia, quanto per un libro professionista, mi rendo conto, non è così economico, ma è veramente una bomba. Cioè, se uno ha la possibilità e dice, allora, io non so, quest'anno voglio investire in questo e ho un budget di riserva, io lo consiglio caldamente. Personalmente, non, senza Semrush farei molta difficoltà. Però, appunto, ripeto, è a pagamento e insomma, non tutti possono o vogliono acquistarlo. L'altro invece che vi mostravo, questo qui sembra, l'altro che vi mostravo invece è Answer the Public. Answer the Public invece è assolutamente gratuito, avete il link appunto in queste slide, poi se vi interessa approfondire altrimenti mi scrivete e vi mando il link diretto, è gratuito. Così come è gratuito un altro tool interessante che qui non ho menzionato è Keyword Finder, scritto proprio così, no, all'inglese, quindi keyword come parola chiave, Finder scritto appunto Finder. Anche questo è gratuito per alcune funzionalità. E per quello che noi dobbiamo fare, quindi quello per cui ho mostrato il lavoro di diciamo, ricerca keyword, di scrittura per il target e ricerca per i volumi, no? Di ricerca, è gratuito, quindi si può utilizzare e questi sono quelli che utilizzo di più. Poi ovviamente ci sono degli altri tool utilizzati dai SEO specialist con cui io lavoro in stretta sintonia e quindi che conosco anch'io, come Majestic SEO, Ahrefs, che però a mio avviso sono anche più, passatemi il termine, tecnici. Io quindi starei su Semrush a pagamento, mentre per i gratuiti Answer the Public e Keyword Finder. Perfetto, perfetto. Ecco. Allora, abbiamo una Inve domanda? Sì? sì. Invece per rispondere alla seconda domanda, oddio, me la sono dimenticata, scusate, la seconda domanda era. Allora, la seconda domanda era appunto quella, di Giovanna. Di Giovanna. Sì, che ci chiedeva appunto un tool per comprimere le immagini. Se Ah, vuoi qualche ecco, indicazione.
Sì, ecco, vero. Allora, in realtà io non uso un tool specifico per comprimere le immagini, non so neanche se esista, sinceramente, vi dico proprio con molta trasparenza. Io utilizzo Photoshop, quindi premetto che non sono assolutamente una grafica e non sono assolutamente portata per fare la grafica, però aprendo Photoshop, vi assicuro che io, essendo una pivella assoluta in Photoshop, riuscite anche voi, anche Giovanna e tutti gli altri, aprendo Photoshop, voi buttate dentro, trascinate l'immagine che vi interessa, poi quando fate esporta come, esporta per il web, lì potete rimpicciolire la dimensione dell'immagine trascinando proprio la freccettina e il cursore, quindi se siete su, che ne so, 300K, ad arrivare fino a 100K. È proprio una cosa che quando fate esporta per il web e poi lì vi dà la possibilità di ridimensionare direttamente l'immagine. Ma io utilizzo questo metodo di Photoshop, molto semplice. Photoshop lo uso solo per questo perché non so utilizzarlo poi. Ok, intanto i nostri partecipanti via chat ci stanno suggerendo altri tool come Compressor, come TinyPNG, Ah, insomma, vedi? altri Perfetto. sono sul pezzo, ecco. Andiamo avanti con la prossima domanda. Fantastico. Ottimo. Fantastico. Questi me li segno anch'io, sinceramente non li conosco. La prossima domanda fa riferimento alla slide sulla piramide rovesciata, quella in cui dici Sì? che il cuore del testo deve essere all'inizio. Sempre Giovanna ci chiede: se questa cosa è vera, come tu dici, allora perché esistono tanti siti come quello di Ranzulla che il cuore lo mettono alla fine e quindi la tirano lunga con tante informazioni a volte inutili? Quei siti però funzionano. Certo, questa è una domanda molto interessante, una bella domanda. Chiaramente in questo caso bisognerebbe analizzare molto bene questi articoli dell'amico Salvatore. Sicuramente funzionano perché sono articoli estremamente informativi, esplicativi. Quindi lui dà proprio un aiuto, no? Per cercare di risolvere una problematica. Quindi non sono tanto, adesso mi viene in mente alcuni articoli che leggo io, ma non ce li ho presenti tutti quelli di Salvatore, sono estremamente argomentativi e quindi lui ha bisogno di introdurre molto il concetto per poi arrivare al clou, no? Al cuore caldo dell'argomento. Poi funzionano anche perché chiaramente c'è un ottimo lavoro di SEO e quant'altro. Però il concetto della piramide rovesciata, cioè andare subito al cuore e poi spiegare tutto il resto, sicuramente aiuta perlomeno a fare in modo ad essere tranquilli, diciamo così, che l'utente, che il lettore legga subito ciò che noi vogliamo trasmettergli. Poi chiaramente, certo, bisogna fare un lavoro anche di analisi, vedere questi articoli di Salvatore, come sono scritti, di che cosa parlano, come sono strutturati anche. E certo, non stiamo parlando di matematica, quindi poi ci sono degli accorgimenti che ognuno di noi, in base alla propria strategia editoriale di contenuti, può andare a implementare e vedere se funzionano meglio, se funzionano peggio. Però, per mia esperienza, vi dico, la piramide rovesciata è molto interessante da implementare. Perfetto. Andiamo avanti con la domanda di Cristina che ti chiede: Valentina, se ti accorgi che i tuoi testi vengono copiati in altri siti, come è meglio procedere? Allora, anche questa bella domanda. Io guarda, mi è capitato qualche anno fa, io contatto subito la persona di riferimento, no? Quindi tramite Copyscape, che è quel tool che poi vi ho mostrato prima nella slide. E quindi poi avrete la possibilità poi di andare a visitare. Tramite quel tool io ho scoperto appunto che mi avevano copiato proprio l'articolo. E allora cosa faccio? Vado su questo sito, vedo il sito, no, di chi mi ha copiato, vado nei contatti, cerco il riferimento diretto della persona e gli scrivo una mail. Gli scrivo una mail dicendo: guarda, ciao Pinco Pallo, spulciando rete, facendo analisi in rete, sai, anche deformazione professionale, ho visto che sul tuo sito c'è il mio articolo pari pari copiato. Quindi ti chiedo cortesemente di eliminarlo dal tuo sito, altrimenti dovrò procedere in altri modi. Ecco,
mi piace sempre dare comunque una possibilità alla persona di è un comportamento scorretto e che può avere anche poi ripercussioni legali. A me personalmente piace prima dare la possibilità alla persona di correggere, quindi dire, ah cavolo, ho fatto la cavolata, sì, mi hai sgamato, ok, lo tolgo. È questo quello che mi chiedevi? Sì, credo di sì, chiediamo un feedback a Cristina su questo. Ok. Nel frattempo procediamo con un'altra domanda, ce ne sono arrivate alcune riguardanti l'e-commerce. Sì. Federica a tal proposito ci chiedeva se queste regole di copy valgono anche per l'e-commerce e se vale la pena riscrivere le descrizioni dei prodotti per evitare contenuti duplicati. Allora, se queste regole vanno per e-commerce, quindi per la descrizione dei vari prodotti, dice. Guarda, io non ho esperienza diretta nella stesura di contenuti riguardo alla descrizione prodotti. Non è un lavoro di cui mi occupo io, cioè io prendo l'e-commerce e poi creo contenuti per promuovere, scusate, io creo, prendo l'e-commerce e creo contenuti per promuovere questo e-commerce. A mio avviso potrebbe essere molto interessante testare questi accorgimenti anche per la descrizione di prodotti. Esempio, i vantaggi di ogni prodotto, no? Oppure come mi viene in mente l'e-commerce che promuovo, quello del settore beauty, non so, come modalità di come mettere lo shampoo, no? Come utilizzare questo shampoo, tac, 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 punto elenco. È molto più rapido, molto più veloce rispetto che a un testo meramente descrittivo. La seconda parte della domanda invece era, scusami. La seconda parte. Vale la pena riscrivere le descrizioni dei prodotti per evitare contenuti duplicati? Assolutamente sì. Guarda, proprio risposta secca. Ok, chiarissimo. Direi che quindi siamo giunti alla conclusione anche di questo secondo appuntamento e Cristina ti ringrazia nel frattempo per la risposta alla precedente domanda. E appunto, come hai già ricordato anche tu, ti possono contattare sui tuoi canali social, così come scrivere anche sulle pagine della settimana della formazione, sia su Facebook che su Twitter. E noi appunto adesso facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo nel pomeriggio alle ore 15 insieme ad Eleonora Minozzi con l'ultimo intervento di questo Day Plus dedicato al content marketing. In particolare Eleonora farà un focus su quello che è il content marketing su Instagram, quindi ci sarà proprio un focus specifico su questa piattaforma. E a proposito di social, colgo l'occasione per segnalare anche il Social Media Strategies, che è l'evento di riferimento sul social media marketing che si terrà il 6 e 7 novembre a Rimini. E all'interno delle 10 sale formative ce ne sarà proprio una dedicata al content marketing. Quindi per continuare la formazione su questi argomenti, insomma, direi che è anche questo un altro evento da tenere in considerazione. Detto questo, Valentina, noi ti ringraziamo per il tuo Grazie a voi. intervento e buon pranzo e se vorrai seguirci anche dopo nel prossimo intervento ti Ci aspettiamo. vediamo alle 15. Ciao Senz'altro. a tutti. Grazie. Grazie, ciao a tutti, grazie. Ciao Valentina.